Buonasera a tutti. Questa sera, in questo breve video, vedremo la riproposizione di un celebre esperimento effettuato da Galileo circa 400 anni fa, in cui lui puntò il telescopio appena costruito contro Venere. Venere era ed è un pianeta che era già ben noto all'epoca, molto luminoso, e quando Galileo puntò il telescopio su Venere scoprì qualcosa di assolutamente inaspettato. Infatti, all'epoca il sistema solare era visto come qualcosa di molto diverso da quanto è appena visto attualmente, in quanto si pensava che al centro del sistema solare ci fosse la Terra, poi con la Luna che girava attorno alla Terra, Mercurio attorno, e poi Venere, e poi il Sole, Marte, Giove e Saturno, e comunque al centro del sistema solare immobile doveva esserci la Terra. Questa era la visione aristotelico-tolemaica. Invece Galileo scoprì, guardando Venere col telescopio, che Venere presentava le fasi esattamente come la Luna. Quindi c'era un momento in cui Venere era piena, un momento in cui non si vedeva nulla, proprio come nel caso di Luna nuova, un momento in cui era circa metà, quindi al primo quarto di Luna equivalente, e altri momenti in cui era in diverse altre fasi, anche con delle piccole falci. Ora, perché questa scoperta era così importante? Perché nel sistema aristotelico-tolemaico le fasi avrebbero dovuto essere molto più semplici e avrebbero dovuto presentarsi come piccole falci di luna, sempre piccole. Al contrario, nel sistema copernicano, eliocentrico, il Sole è al centro, attorno c'è Mercurio, poi Venere, poi la Terra, attorno alla quale gira la Luna, poi Marte, Giove e Saturno. Ebbene, con questo sistema copernicano, le fasi di Venere avrebbero dovuto essere queste. Quindi, da piena a falcetta, mezza. Ok? Quindi, assolutamente corrispondenti con quanto trovò Galileo. Ebbene, noi riprodurremo questo esperimento in questi giorni. Venere in questa posizione dell'orbita, quindi noi dovremo vedere questo tipo di situazione. Allora, vediamo quindi questa situazione. Allora, innanzitutto questo è il telescopio che useremo. Il telescopio presenta, è un telescopio di piccole dimensioni. Ecco qua, è lungo all'incirca una ventina di centimetri, ha un diametro di circa 10, e questo è il cercatore. Il cercatore è un piccolo telescopio di servizio in cui si appoggia l'occhio esattamente lì per guardare e ciò facendo si allinea al telescopio principale. Poi qui io ho montato una telecamera addizionale, vedete, collegata tramite un cavo USB che ci permetterà di guardare attraverso il telescopio, altrimenti normalmente si guarda attraverso questo oculare, e qui c'è un selettore per scegliere se guardare dall'uscita posteriore o dall'uscita superiore. Quindi procediamo quindi in tal senso. E pertanto procediamo. Quindi utilizziamo il cercatore per allineare Venere, che naturalmente era già preallineata. Come potete vedere, si vede il crocicchio, quello è il cercatore, questa è esattamente la visione che si avrebbe a occhio nudo. Allora noi allineiamo, ecco, vedete che compare nella telecamera, adesso allineiamo ulteriormente, ecco qua. Ora, è meglio se lo allineiamo ancora,
innanzitutto, come potete vedere, si muove molto velocemente. In realtà non è Venere che si muove, ma siamo noi che ci muoviamo, in quanto facciamo un giro, la Terra ruota intorno a se stessa in 23 ore e 56 minuti, non 24 ore, comunque molto vicino a 24 ore. Quindi adesso noi ingrandiremo questa immagine. Beh, innanzitutto possiamo vedere chiaramente che è confermata l'ipotesi di Galileo. Poi proviamo ad ingrandire. Ecco qua. Allora, vedete che innanzitutto l'immagine è parzialmente fluttuante, ok? Vedete che ha l'impressione di fluttuare. Prima cosa. Poi, scusate, ma devo correre dietro perché il telescopio è semplice e quindi non ha sistemi di inseguimento automatico. Ancora un attimo. Ok. Aspettate, qua bisogna fare le cose come si deve. Perfetto. Prima cosa. Seconda cosa. Ecco qua, vediamo dove è andato a finire. Andiamo così. Eccola qua. Poi, altra cosa, non si vedono dettagli superficiali. Venere è un pianeta molto particolare, con un'atmosfera densissima. Al suolo ci sono 400 gradi, una pressione violentissima. E poi un'altra cosa importante, se ci fate caso, uno dei lati è rossastro, questo, e quest'altro lato è bluastro. Ora, questa non è una caratteristica del pianeta, ed è dovuta al fatto che, abbiate pazienza, ma devo inseguire nuovamente, potete vedere sta andando verso in basso a destra perché sta tramontando, ovviamente. Ecco qua. Adesso cerchiamo di usare il massimo ingrandimento, vediamo se ci riusciamo. E purtroppo con il massimo di ingrandimento diventa difficile da vedere. Ingrandimento medio. Allora, riproviamoci, ecco qui. Allora. Non riesco più a trovarlo, ma pazienza, vedete, si muove davvero molto molto rapidamente. Ok, questa volta ce la facciamo. Eccolo, finalmente. Allora ci mettiamo un po' qua. Fermiamo l'immagine. In questo modo la possiamo vedere più facilmente, abbiamo fatto un fermo immagine sostanzialmente. Quindi, come vi dicevo, l'immagine tremola lievemente a causa dell'atmosfera, c'è questo rosso da questo lato, questo è il lato verso il quale, diciamo che è verso il Sole, però questo rosso non è dovuto a caratteristiche atmosferiche, ma a un fenomeno che si chiama dispersione cromatica dell'atmosfera. Sostanzialmente l'aria che c'è tra noi e lo spazio profondo, quindi l'atmosfera, forma una specie di prisma che produce una specie di arcobaleno tutto intorno a noi. Ora, quindi, in sostanza abbiamo visto in modo direi inequivocabile che Galileo aveva ragione. Un'ultima cosa che vorrei fare in questo filmato è provare a
fare una simulazione, che naturalmente è solo una simulazione, però il programma Stellarium, che penso voi conosciate, serve a simulare l'aspetto del cielo, e noi andremo a vedere esattamente la stessa cosa utilizzando il pianeta Venere come bersaglio, veramente Stellarium. Adesso noi qua ingrandiamo quanto basta, e vedete che questa è esattamente la condizione che noi abbiamo visto. Sulla sinistra ci sono tutti i dati tecnici per chi fosse interessato. E con questo termina il filmato, grazie.